professor Fabrizio Mazzone, ci parli dello studio che l'ha coinvolta e ha coinvolto i ricercatori dell'Università della Svizzera Italiana a Lugano. Lo studio che coinvolge anche un altro professore che si trova al momento a Pittsburgh, negli Stati Uniti, si occupa di valutare quali sono gli effetti di restrizioni al sonno, alle quantità di ore di sonno sulla salute degli individui e anche sulla loro capacità di reddito. Questo studio utilizza un campione molto ampio di cittadini americani, oltre 20.000 persone, E che cosa avete scoperto? che appunto la nostra società ci spinge sempre molto di più a degli orari di lavoro sempre più flessibili, diciamo così, insomma. E anche in generale viviamo in una società dove spesso è come se vivessimo in un fuso orario diverso da quello in cui noi in realtà siamo, e questo ha degli effetti negativi sulla salute delle persone. Quindi le persone dormono di meno, tendono anche a mangiare di più per varie ragioni, non solo perché sono stanchi, ma perché per ragioni fisiologiche, quando si dorme di meno si mangia proprio di più, perché ci sono degli effetti delle ormonali che portano a mangiare di più, le persone sono più obese, hanno più diabete e inoltre troviamo anche che tendono ad avere maggiori malattie cardiovascolari, come potrebbero essere infarti o disfunzioni cardiache. Ed infine troviamo anche che queste persone nel lungo periodo tendono anche a guadagnare di meno di quelle persone che possono permettersi di dormire di più. Effetti negativi nel dormire troppo poco sulla salute, ma nel lungo periodo questi effetti si ripercuotono anche sui redditi delle persone, perché sono meno produttive, perché sono più assenti al lavoro e il risultato finale è che guadagnano di meno. Ecco, per questo studio che campione e che dati avete utilizzato? Usiamo prima di tutto dati americani, nel quale in realtà sono oltre 30.000 persone alle quali viene chiesto di scrivere un diario, tutte le attività che loro fanno durante la giornata precedente, e da questo noi sappiamo esattamente quando vanno a dormire, quando si svegliano, cosa succede durante la giornata, anche quanta televisione guardano, quanto tempo impiegano per mangiare e così via. E questo campione, dal quale troviamo alcuni dei risultati che riguardano il sonno, viene poi aumentato con dati sull'intera popolazione americana, dati tendenzialmente aggregati a livello di contea americana o addirittura a livello più basso, che sarebbe di zip code in Italia, quindi sarebbe il CAP. Quindi noi sappiamo i redditi, i tassi di obesità o cose del genere di Le persone. risultanze di questo studio che avete effettuato saranno utili o vorreste che fossero utili per chi e per cosa? Beh, sicuramente quello che questo studio dice è che tutta la letteratura che già c'era medica riguardo ai potenziali effetti del sonno sembrano essere confermati con degli studi in cui si cerca anche meglio di capire causa ed effetti, perché negli studi precedenti non si sapeva mai se la mancanza di sonno era una causa della cattiva salute o era la cattiva salute che portava poi, per esempio, ad una diminuzione del sonno. In questo studio riusciamo a mettere in moto, ecco, dei meccanismi di causalità e a capire chi causa cosa. L'altra questione è che forse questa spinta della società verso il lavorare sempre più tardi, andare anche a mangiare più tardi, svegliarsi in orari diversi, avere orari di lavoro troppo rigidi portano poi a degli effetti negativi. Quindi magari per motivi di coordinazione economica, di produttività, si pensa che essere più flessibili possibili poi porta a dei miglioramenti dell'economia, ma poi nella pratica questo potrebbe avere effetti negativi della salute e quindi negativi sull'economia nel lungo periodo.